Salve a tutti, abbiamo visto nel tutorial numero 171 come condividere un database in rete con la possibilità di inserire dati da più utenti e da postazioni differenti. Questa volta invece andiamo a vedere sempre come condividere il nostro database, ma dividendo il file in due parti. Questo perché può far comodo separare l'archivio e quindi le tabelle da tutto il resto. Quando quindi abbiamo un'applicazione con molte tabelle che è molto pesante, contiene molti dati, e noi lo vogliamo distribuire e far eseguire da più utenti in una rete locale, conviene quindi portare le tabelle in un computer server, mentre l'altra parte del database, che comprende poi invece le query, le macro, i moduli o le maschere, e quindi lo possiamo replicare e distribuire per ogni utente in modo che possa inserire i dati. La parte del database che contiene le tabelle viene chiamata poi back-end e quindi avremo una copia, mentre l'altra parte viene chiamata front-end e possono essere molte copie perché poi le dobbiamo distribuire. E adesso andiamo a vedere come fare. Innanzitutto cominciamo con il fare la copia di questo file che prendo come esempio, che è la biblioteca scolastica che potete scaricare insieme anche alla biblioteca personale. Creo quindi una copia di sicurezza, quindi copia, poi incolla e qui abbiamo la nostra copia. Adesso partiamo da questo database che naturalmente vedete è dentro al mio desktop in una cartella tutorial divisione database del desktop. Quindi faccio partire, poi andiamo in strumenti database, abbiamo database di Access. E qui parte la creazione guidata della divisione del nostro database. Andiamo dividi database e qui dobbiamo scegliere dove salvare la nostra parte della nostra applicazione. Ho creato in documenti, eccolo qua, tutorial, questa cartella tutorial divisione database. Quindi clicco e andiamo a salvarla qui dentro. Guardate, come notate, oltre al nome viene aggiunto il segno, vedete, di underscore e BE, che è la sigla di backend, come detto prima, e che quindi contiene la tabella. Praticamente il nostro archivio vero e proprio. Lo possiamo salvare in una cartella dello stesso computer, se abbiamo un unico computer, e vi accedono più utenti, oppure in un server, come vi ho spiegato in precedenza, dove poi si accede da vari computer. Ora, per farvi vedere, naturalmente questo esempio lo salvo in una cartella dello stesso computer e quindi lo inserisco qui in documenti, tutorial divisione DB. E quindi a questo punto premo dividi. Database diviso e notate qui a sinistra tra i nostri oggetti le tabelle che vengono visualizzate con la freccia azzurra vicina e c'è verde che adesso sono collegate. Se ci posizioniamo sopra la tabella viene visualizzato il percorso dove si trovano fisicamente. Questo quindi è il file che noi distribuiamo nei vari computer da dove poi ogni utente inserirà i dati e le tabelle presenti nel database della cartella principale o server verranno aggiornate automaticamente. Se andiamo a aprire una tabella tra queste qui, tra il nostro database e andiamo a provare a modificare, questo non ci è permesso in quanto non si possono modificare tabelle collegate. Ora chiudo questa parte di database e andiamo a vedere invece l'altra. Ed eccolo qua, aprendolo troviamo solo le tabelle con i nostri dati senza nessun altro oggetto, le maschere, il report e così via. Un primo vantaggio con la divisione, che avete senz'altro capito, è che la parte che contiene le tabelle e quindi il back-end sarà quello più pesante in termini di grandezza. E che monterà mano a mano che si popolano tabelle, mentre la parte front-end, non contenendo le tabelle, rimarrà sempre più leggero e lo vediamo guardando i due file. Guardate, adesso vado a aprire questo, che è quello da cui siamo partiti, vedete 6532 KB, mentre questo qui contiene solamente le tabelle, è 820 KB. Inoltre, un altro vantaggio è che i nostri dati saranno sempre al sicuro anche se l'utente elimina o perde il file dal suo computer. Un altro vantaggio è che noi possiamo distribuire il database modificato con lo scopo che in un ufficio, ad esempio, si occupano solo di una parte di inserimento dati. Adesso andiamo a vedere l'esempio. Nel database completo, vedete qui abbiamo l'inserimento di un
nuovo libro, gestione dei prestiti, eccetera, però abbiamo anche inserimento e iscritti. Quindi da qui, per esempio, se c'è un ufficio che inserisce solamente gli iscritti, noi possiamo dare una copia modificata. Infatti, guardate, vado a prendere l'altra. Ed eccola qua, la maschera principale di apertura, dalla maschera principale di apertura si può solo inserire gli iscritti, quindi vengono inseriti gli iscritti, poi uscendo, vedete, si può uscire solo dal database. Quindi in un database completamente differente da questo possiamo avere quello che riguarda le fatture, un ufficio che inserirà solo le fatture, uno solamente i prodotti, un altro tutti i dati riguardanti fornitori, eccetera. Ora noi abbiamo eseguito una divisione guidata che ci ha permesso di collegare le tabelle, ma volendo lo possiamo fare manualmente. Ve lo dico perché sappiate anche questa procedura nel caso dovete aggiungere tabelle che sono state inserite poi successivamente. Andiamo a vedere ad esempio questo database, cambio, eccolo qua. Guardate, è lo stesso di prima, però vedete mancano tutte le tabelle. Adesso andiamo a vedere come inserire le nostre tabelle. Andiamo qui in dati esterni. Poi nuova origine dati, andiamo a scegliere da database e scegliamo Access. Ora dobbiamo andare nella cartella dove abbiamo il nostro file, il nostro database con le tabelle. Però dobbiamo selezionare anche collega all'origine. In questo modo creiamo un collegamento con le tabelle, altrimenti con l'altra opzione importiamo le tabelle e quindi avremo una copia esatta. E quindi selezioniamo qui collega all'origine e poi andiamo a ricercare il nostro file. Ed eccolo qua, il backend, lo selezioniamo, poi apri e poi clicchiamo su OK. Si apre questa finestra e qui abbiamo tutte le nostre tabelle. Le selezioniamo tutte perché ci servono tutte, quindi selezioniamo tutto e poi premiamo OK. Ed ecco qua che adesso abbiamo tutte le nostre tabelle all'interno del nostro database collegate. Ora andiamo a vedere i vari casi di spostamento o rimozione dei file. Per cominciare, teniamo sempre una copia di sicurezza del database originale completo e volendo si può anche usare lo stesso file come backend in modo da avere non solo le tabelle ma anche tutti gli altri oggetti. Questo non ce lo vieta nessuno. Vedremo poi in un prossimo tutorial che possiamo creare dei backup del database attraverso un pulsante in una posizione differente in modo da avere sempre una copia aggiornata. Se per qualsiasi motivo andiamo a spostare il file principale, prendendoci sempre quello che contiene le tabelle, naturalmente quando andremo a inserire i dati dagli altri computer non funzionerà niente perché perdiamo il collegamento. Infatti guardate, vediamo questo esempio, adesso sposto questo file in una cartella, quindi nuova cartella, lo metto e lo inserisco direttamente dentro, poi andiamo a aprire il nostro file e vedete. È impossibile trovare il file, eccetera, con l'indirizzo, perché a questo punto non trova più il collegamento con le tabelle. A questo punto possiamo fare in questo modo: premiamo OK, qui chiudiamo anche questa finestra qua, poi ci posizioniamo qui sulla tabella, tasto destro del mouse, e poi andiamo a scegliere gestione tabelle collegate. E qui abbiamo tutte le nostre tabelle, come potete vedere. Possiamo selezionarle tutte, poi andiamo a premere OK. E qui, come abbiamo visto prima, andiamo a selezionare il nostro database, che è quello che è stato spostato e quindi una volta che lo andiamo a selezionare saranno ricollegate ancora tutte le nostre tabelle. Anzi, lo andiamo a fare, qui ecco qui la nostra cartella tutorial, la nuova cartella dove abbiamo inserito e spostato il tutto, selezioniamo e aggiornamento riuscito. E chiudiamo. Adesso abbiamo ancora tutte le nostre tabelle collegate. Se andiamo a provare, il nostro database adesso funzionerà. Un'altra cosa, se ci posizioniamo sempre qui su una tabella collegata, tasto destro del mouse, abbiamo qui, vedete, converti in tabella locale. Cioè praticamente cosa fa? Non sarà più collegata e importerà la tabella come all'interno del nostro database. Però attenzione, se fate questo, state attenti che poi quando andiamo a popolare la nostra tabella non verrà più aggiornata quella del database principale. Avete anche capito che attraverso sempre dati esterni e poi nuova origine dati noi possiamo importare non solo le tabelle, ma a differenza delle tabelle, dal nostro database possiamo importare anche le varie maschere, eccetera. Quindi possiamo riunificare ancora il tutto. Ricordatevi però di tenere sempre una copia di backup, del nostro database.
Spero di avervi detto o tutto o quasi tutto, però comunque se capita vi farò anche un altro tutorial così amplieremo questo discorso. E per adesso vi saluto e ci vediamo. Arrivederci.